lo studio del sottoscritto è arrivata una telefonata dal dottor Catani di Rai 3, al quale si era rivolto Luciano Cigolini, raccontando di essere stato 1985 fine agosto, e su questi fatti poi chiediamo l'ammissione, di essere stato alla festa degli Hare Krishna a trovare insieme ad una ragazza un suo amico di Brescia, certo Zangrandi Giambattista di Visano, che era entrato a far parte degli Hare Krishna. E a questa festa, che si svolge tra la fine d'agosto e i primi di settembre, di ritorno da questa festa si erano appartati i due giovani, Luciano Cigolini ed una ragazza della quale lui non fa il nome, perché oggi è unito ad un'altra donna e la donna di allora ha una famiglia con figli. Si erano appartati su quella piazzola dove avvenne, dopo 9 o 10 giorni, l'omicidio dei francesi. Su questa piazzola, non essendo dentro la macchina ma dentro due sacchi a pelo, o un sacco a pelo, non lo so, lui mi ha detto questo, dentro il bosco, si sono visti avvicinare da un uomo molto alto, poi il resto ce lo dirà lui, con la bava alla bocca ed un coltello in mano. Loro fuggirono e li ha rincorsi. Dopo un quarto d'ora questo signore si è calmato completamente, ha preso la sua Vespa, non mi ha saputo precisare ma lo preciserà, la sua Vespa blu. Era un uomo alto, estempiato, con capelli brezzolati, ma molto alto, e se n'è andato. Di ritorno da questo viaggio agli Hare Krishna da Firenze, tornato a Brescia, lui non ha fatto memoria di questo caso, fino a quando l'11 o 10 sera ha saputo dell'omicidio dei francesi, quando veniva descritta la piazzola, il luogo, e si citava gli Hare Krishna. Questo testimone insieme alla ragazza sono andati ai carabinieri di Desenzano del Garda, hanno depositato, o meglio sottoscritto, due denunce contro ignoti, e i carabinieri di Desenzano avvertirono telefonicamente i carabinieri di Firenze, non so precisare ma penso Borgo Ognissanti, e i carabinieri di Firenze invitarono quelli di Desenzano a trasmettere loro questa denuncia. Pensa lui che si possa risalire al 12, 13, massimo 14 settembre 85. Di questa denuncia, che il signor Luciano Cigolini ha chiesto notizie, non ha saputo più nulla. Che sia stata trasmessa lo possono testimoniare i carabinieri di Desenzano del Garda, che sia arrivata a Firenze lo possono testimoniare i carabinieri di Borgo Ognissanti, l'ufficio ricezione denunce, che sia poi arrivata o meno negli atti del pubblico ministero che indagava in quel periodo, se non erro fosse lo stesso dottor Canessa o il dottor Izzo, ma penso il dottor Canessa e il dottor Vigna logicamente. Ecco, io, lui dice, sono rimasto allibito quando ho chiesto notizie e non ho saputo più niente. Noi chiediamo su questi fatti l'ammissione del teste, essendo una notizia trasmessaci direttamente da Rai 3, l'ex telefono giallo, oggi chi l'ha visto, dottor Catani, e avendo trasmesso a questo difensore il numero di telefono di Luciano Cigolini, con l'indirizzo che mi ha dato personalmente lui, ha detto: io manderò uno scritto a lei, per ora ancora non è arrivato, e sono disponibile a venire a testimoniare su questi fatti, che alla difesa sembrano rilevanti.